Dopo 15 anni di gestione fallimentare dei rifiuti, all'insegna dell'emergenza, il PD ci riprova e con il suo segretario nazionale Bersani firma un decreto legge che propone all'attuale Presidente del Consiglio di ridichiarare l'emergenza rifiuti in Campania. Anche il gruppo dirigente della provincia napoletana aderisce a questo progetto, tant'è vero che ne verifichiamo la presenza sul proprio sito, ma soprattutto la città tappezzata di manifesti che inneggiano all'emergenza. Cerchiamo di indagare, ma scopriamo che c'è grande confusione sotto il cielo. Francesco Nicodemo, della direzione provinciale del PD. Saluto. Abbiamo visto in questi giorni Napoli tappezzata da manifesti del PD che chiedono a gran voce la dichiarazione dell'emergenza per la questione dei rifiuti. Volevo chiedere come il PD è arrivato a questa posizione e cosa ne pensi di questa dichiarazione. Allora, io credo che innanzitutto, poi spiegherò qual è la mia posizione, innanzitutto io credo che il PD faccia questo per rinfacciare a Berlusconi la finta uscita dall'emergenza di qualche mese fa, che nei fatti non si è mai conclusa. Però io ho una posizione nettamente contraria alla richiesta di stato di emergenza rispetto alla vicenda dei rifiuti, e è una posizione chiaramente personale e che non corrisponde a quella del Partito Democratico, ma io sono contrario perché noi veniamo da 15 anni di emergenza, di commissariamento, che non ha fatto altro che arricchire le lobby dell'incenerimento e la lobby della discarica, e per cui diciamo non è questo il modo in cui il PD, io credo, debba impegnarsi per uscire da questa vicenda. Come ho avuto modo di scrivere insieme a Pippo Civati, un appello affinché invece il PD si possa impegnare, per esempio con i presidenti delle regioni in cui il PD esprime presidenti, o con gli enti locali in cui il PD è maggioranza esprime sindaci e presidenti di province, perché là credo che bisogna fare il lavoro più importante affinché, diciamo, in questo momento di transizione verso una nuova fase della gestione del ciclo dei rifiuti, il PD possa mettere insieme le migliori competenze, la logistica, i mezzi, e soprattutto prendersi un po' di spazzatura dalla città per metterlo nelle discariche. Leggendo il piano fatto da Bersani, appunto, sulla questione del richiamo dell'emergenza, al punto 1 fa espressa richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri di utilizzare i fondi della Protezione Civile e, diciamo, dichiarare lo stato di emergenza e riaffidarlo, diciamo, alla gestione della Protezione Civile. Ma dopo tutto lo scandalo della P3, dopo tutto quella Protezione Civile, diciamo, è stata, com'è possibile che la segreteria nazionale del PD individui a tutt'oggi questi come dei partner affidabili? Io te lo chiedo, ho capito che sei contrario, sì, però suppongo che una sensibilità comune. Io ho provato a spiegartelo. Io credo che sia più una posizione politica piuttosto che una posizione di risoluzione del tema. Cioè, come ti dicevo, è provare a ributtare la palla nel campo di Berlusconi e dei suoi, e dunque per far scoppiare un'altra volta le contraddizioni al proprio interno. Però detto ciò, rimane il tema del dramma dei rifiuti che sono a terra, ed è su questo che in realtà bisognerebbe lavorare. E il gruppo della provinciale di Napoli su questa cosa ha fatto una votazione come dirigenza? Vi siete incontrati, avete dibattuto? Perché poi non ho trovato corrispondenza a questo manifesto, non l'ho trovato sul sito, ho cercato, insomma, di capire. Sì. Vabbè, il PD è in una fase di profonda trasformazione e anche di crisi. È evidente che le elezioni amministrative di Napoli hanno ridotto il gruppo dirigente, anzi, cioè, hanno spinto il gruppo dirigente a un'autorottamazione, ed è evidente che anche su questo tema il PD purtroppo si assente, cioè non esiste un luogo in cui ritrovarsi e discutere. Perciò mi verrebbe quasi a dire che poi tutte le posizioni sono in qualche maniera legittime. Ovviamente io spero che presto arriverà una fase di ricostruzione del partito, che continua a essere l'architrave su cui costruire il nuovo centrosinistra. La posizione del partito si è, diciamo, via via modificata, diciamo, da prima le elezioni a successive elezioni sull'idea di piano dei rifiuti.
aveva una posizione molto netta sulla questione della gestione dell'inceneritore e via di seguito, che adesso invece va sfumando, nel senso, appunto, se si legge il nuovo decreto Bersani, spinge tutto su, diciamo, un piano molto più simile a quello espresso in questo momento dal Consiglio Comunale Napoletano, e non fa dalla giunta napoletana, e non fa riferimento, diciamo, alle posizioni storiche in qualche modo del PD rispetto alla gestione del piano rifiuti. Come ti sembra a te questa variazione, questa mutazione di punto di vista? Premesso che ho avuto sempre una posizione abbastanza contraria all'inceneritore, soprattutto quello di Napoli Est, devo pensare che il PD ha recepito chiaramente il messaggio che è uscito dalle urne. Da un certo punto di vista devo pensare che il Bersani abbia cambiato profilo, perché ha capito che la nostra gente, il nostro popolo, che poi è stato quello che ha votato De Magistris e gli ha permesso di vincere le elezioni, era nettamente contraria all'incenerimento e dunque voleva un piano alternativo che era basato sulla raccolta differenziata. Da questo punto di vista mi sembra un buon auspicio. Sì, nel senso che, voglio dire, se per tanti anni a gestione PD di questa regione non si è mai pensato neanche, diciamo, di pensare un altro piano, la cosa strana è proprio il fatto che, voglio dire, la volontà dei popolari, mi rendo conto che è anche importante, sì. Però, voglio dire, una volta che tu hai fatto dei piani strategici, in teoria dovresti essere coerente, cioè se per te quella è la soluzione dovresti vorrei tenere un minimo di coerenza, sì, perché sì, ce l'hai ragionato per anni. Ovviamente di gestione di PD e di tutto il centro-sinistra, compreso di Rifondazione Comunista. Certo, assolutamente, non salvo qua. La stessa Rifondazione Comunista è stato nel CDA di Asia fino sempre, certo. Come giusto tra l'altro che fosse, avendo una rappresentanza in consiglio regionale, in consiglio comunale. E però io questo ti ripeto, cioè prendere atto che io ci voglio leggere solo cose positive, no? Rendersi conto che il ciclo industriale dei rifiuti basato sull'incenerimento è stato bocciato dagli elettori, perché tra l'altro adesso è stato da esso gli elettori hanno compreso che la maggior parte dell'emergenza rifiuti dipendesse, forse, diciamo, lo stesso PD ha preso atto che quel modello non serviva. E tendo presente ovviamente che il secondo inceneritore, quello di Napoli Est, non è una volontà del PD né del sindaco precedente, ma insomma era una scelta fatta dalla regione Campania. Un'ultima cosa: in questi giorni si sprecano le dichiarazioni riguardante forze occulte, gente che, diciamo, non chiara, Darth Vader, diciamo, che si materializza qui in città e pilota, diciamo, intere sommosse popolari, sì. Dietro noi veniamo da tanti anni in cui ogni volta che il popolo napoletano ha provato ad autodeterminarsi la questione dei rifiuti, diciamo, da varie parti questo popolo era sempre e costantemente, diciamo, controllato da queste forze oscure. L'abbiamo visto a Chiaiano, l'abbiamo visto a Pianura, sì. Adesso si è detto dei quartieri spagnoli che questa rivolta in realtà era controllata dalla camorra e via di seguito. Per te questa equazione è così immediata, è così naturale? No, l'equazione non è immediata e naturale, però c'è da fare una gran differenza rispetto a ogni cosa che tu hai detto e infine fino ad arrivare alla vicenda dei quartieri spagnoli. Allora, io quello che sento, continuando a occuparmi di politica e cercando di stare il più possibile in mezzo alla gente, in mezzo alla strada, è che invece c'è una grande volontà di auto-organizzazione delle persone sulla raccolta differenziata. E questo, come dire, come ho già fatto una battuta con un mio amico, soltanto con l'elezione di De Magistris e con l'idea di riscossa civile che la sua elezione rappresenta poteva partire. E però non so se c'è stata una regia occulta della vicenda dei quartieri. Certo è, io continuo a pensare che le persone per bene, la gente normale, non accenderà mai un cassonetto per far pulire la strada. E soprattutto quando questo succede contemporaneamente più zone della città, c'è in qualche maniera una strategia logistica della vicenda, che è altra cosa rispetto alla gente che non sopporta più il cassonetto e lo sposta su via Toledo. Quello è un altro discorso. Dopodiché è evidente che l'operazione che sta provando a fare De Magistris è un'operazione che colpisce le due lobby che hanno
voluto e hanno fomentato e su cui che si sono arricchite dell'emergenza rifiuti, la lobby delle discariche e la lobby dell'incenerimento, ovvero della speculazione e la costruzione dell'inceneritore. E dunque diciamo è evidente che non sono forze oscure, ma ci stanno lobby che malgradiscono quello che vuole fare De Magistris e la sua giunta. Molte grazie. Grazie.